Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. Riconoscere ed essere riconoscenti per l'altro. Le parole dell'uomo in Genesi 2 sono queste. Questa volta è osso delle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, Aisha, perché dall'uomo, Aish, è stata tolta. Tanto si è scritto su questo versetto, ma per il fine di questa nostra riflessione mi interessa mettere in luce solo un aspetto. L'uomo riconosce la donna e solo a partire dall'alterità definisce se stesso. È uomo perché si riconosce e riconosce la donna che gli sta dinanzi. È la bellezza del riconoscimento. Quando facciamo spazio agli altri, scopriamo la nostra persona. Mentre noi solitamente cerchiamo noi stessi nell'altro, il testo di Genesi sembra suggerire che cercando l'altro, riconoscendo l'altro, arriviamo a riconoscere noi stessi. L'autorealizzazione passa attraverso la relazione. Riconosciamo meglio noi stessi quando ci riconosciamo a vicenda. Così ci riconosciamo riconosciuti. Solo così acquisisce senso la nostra esistenza nell'essere guardati e salvaguardati. Il circolo virtuoso dell'amore può essere riassunto nelle parole di Solovyov, nel sentimento amoroso, inteso secondo il suo significato fondamentale, noi affermiamo il valore assoluto dell'individualità altrui e, con ciò stesso, affermiamo anche il significato assoluto della nostra individualità. Non ci si innamora senza quel pizzico di magia che spargiamo sull'essere amato, ma è l'avanzare dell'esperienza che ci porta a scegliere tra il mondo incantato della nostra fantasia e la realtà disincantata, decantata e unica dell'altro. Qui si rimane in amore solo se si riconosce l'altro e si diventa riconoscenti per la sua alterità, che ci libera dal nostro Vanilla Sky, quel mondo fantastico che esiste solo nel nostro cervello, quel mondo che ci protegge dalle delusioni al caro prezzo dell'illusione, quel mondo che ci regala una felicità che è solo autocompiacimento. Sì, l'alterità ci altera, ma è il dono dell'altro, anzi, è la sua realtà. A ben vedere, è una grazia che ci libera dalla mortale condanna di vivere in un mondo fatto solo di simulacri del nostro io. Scrive Rilke, «Amare l'altro nella sua alterità è la possibilità più alta che sia offerta all'individuo per maturare, per diventare qualcosa in se stesso, per farsi mondo in se stesso per amore di qualcun altro, un'aspirazione grande, priva di qualsiasi ritegno, una realtà che lo sceglie e lo chiama a ciò che è vasto. Ecco, per questi motivi bisogna non solo accontentarsi, ma essere contenti dell'alterità e della diversità dell'amore. Bisogna essere grati e riconoscenti, perché conoscendo grazie all'amore la verità degli altri, non in maniera astratta ma reale, noi conosciamo e riveliamo noi stessi e la nostra capacità di amare.